Nardò in grande spolvero supera per 2-0 la corazzata Casarano e condanna le Serpi al primo stop in campionato. Se lo aggiudicano i granata di Mister Danucci, il derby salentino valevole per il recupero della sesta giornata di Serie D, grazie ad una prestazione gagliarda e coronata dalle reti di Gallo e Caputo. 4-3-3 per il Toro, con il debuttante Tornos affiancato da Massari e Gallo. Risponde Feola con un 4-2-3-1 e con Sansone, Minci che favetta alle spalle di Bomber Rodriguez. Proprio l'attaccante italo-cubano si rende pericolosissimo al terzo con un diagonale che costringe Milli all'intervento. Scampato il pericolo, la formazione di casa prende le redini della gara e al quindicesimo risponde con una conclusione di Tornos che colpisce il palo a Pitarrisi battuto. Sempre Nardò, pericoloso 4 minuti dopo con un tiro di Gallo che termina di poco a lato alla sinistra dell'estremo difensore ospite. Il gol per Nardò e per Gallo è tuttavia solo rimandato. Al 28esimo, infatti, l'attaccante salentino raccoglie una sponda aerea di Tornos e non dà scampo a Pitarrisi, vantaggio meritato per la formazione di casa che tuttavia scuote il Casarano quando sul finale del primo tempo prima Rodriguez costringe Milli all'intervento, poi è Sansone a chiamare il portiere locale agli straordinari. Nella ripresa Feola ricorre alla carta dell'Oasny per risollevare le sorti dell'incontro, ma il Nardò non disdegna di imbastire trame di gioco e al sesto è Cancelli a sfiorare il raddoppio con un assolo che termina la sua corsa sul palo, montante che sarà colpito anche dal Casarano 6 minuti più tardi, questa volta con una conclusione di Elouazny a Milli battuto. Meno incisivo il tentativo del Bibi Tascone poco dopo, su cui Milli fa buona guardia. Nella seconda parte del secondo tempo la gara si fa meno spumeggiante con il Nardò che riesce ad amministrare senza correre particolari problemi e incidere al momento giusto. È proprio una punizione di Caputo, infatti, in pieno recupero, a non dare scampo a Pitarrisi e a chiudere la gara. Bene, anzi benissimo, i granata, mentre Casarano dovrà necessariamente riscattarsi domenica prossima nel big match con il Taranto per non perdere terreno dalla vetta.